perso casa, ho perso lavoro e direttamente mi sono rimasto in mezzo alla strada. Da quanto tempo? Sono 5 anni. Che lavoro facevo? Pavimentista. Piazzale del Verano, comincia qui il nostro tour a Roma tra gli italiani costretti ad abitare nelle roulotte. Questa roulotte mi ha regalato una ragazza 2 mesi fa, sennò sono stato da vedere sulle panchine, mezzo l'erba. Sfrattati, senza più lavoro, lasciati soli dalle famiglie e dalle istituzioni. A me lo Stato mi ha mai aiutato, io sono venuto a chiedere il sussidio, ma non ho lasciato via. Nel nostro viaggio per Roma abbiamo contato 48 strade con 107 roulotte, 107 famiglie costrette a vivere per strada, il doppio rispetto a 2 anni fa. Voi venite qui, che questo è l'interno del cimitero, no? Sì. All'interno del cimitero del Verano, dove riempite le bottiglie. Anche per lavarci, perché le docce, sì, a Roma ci sono molte docce, ma tutte fuori zona, San Lorenzo non c'è niente. Paolo ha 31 anni, quando è arrivato a Roma era un giovane di belle speranze, ora è costretto a lavarsi nei bagni del cimitero e a sopravvivere come può. Avevo trovato lavoro professionalmente nel ai mercati generali, poi adesso preferisco mettere a lavorare gli africani perché danno 10 euro, io ho perso il lavoro. Garbatella, viale Marconi, via Prenestina, nella capitale strada che fai, roulotte che trovi. Sono oltre 400.000 le famiglie che negli ultimi 5 anni hanno perso il posto di lavoro. In molti hanno vergogna di mostrarsi alle telecamere, alcuni hanno uno stipendio o una pensione ma non sufficiente per pagare un posto dove vivere. Tu vedi nei campi rom, quelli legalizzati, c'è luce, c'è acqua, c'è tutto. Tutto. E poi gli italiani. Ogni quando si sveglia il sindaco, viene a rompere le palle e ci manda tutti via. Come fossimo, che mondizia.